Buongiorno, allora non so se si senta particolarmente bene l'audio, visto questo telefono e visto il fatto che non faccio vlog da nessuno da tantissimo tempo e visto che faceva caldo, poi fa freddo e c'ho la faccia proprio distrutta perché ho tolto adesso la mascherina da stamattina alle 8 e sono le mezzogiorno e mezza. Sì, preciso mezzogiorno e mezza. Allora, sono dalle parti della scuola di mia figlia, delle mie figlie, e quindi devo prendere loro. Sì, sono sconvolta perché, allora, ho dormito male, male e poco. Non credo di aver dormito neanche 5 ore. Credo di sì. Sì, abbiamo capito. Grazie. E ho deciso di fare un piccolo vlog perché me ne avete chiesto ed è tanto che non lo faccio. E ho detto: vabbè, dai, proviamoci. Tanto è il telefono dietro, non devi fare chissà che cosa. Allora, come ho detto nella live, ieri ho fatto il vaccino e insomma, sto abbastanza bene. Mi dà un po' fastidio il braccio e ho un po' le ghiandole ingrossate, però era, insomma, era una conseguenza prevedibile e mi sento stanca. Forse per quello che non ho dormito neanche bene, però tutto sommato voglio dire, sono ben contenta di aver fatto quello che ho fatto. Senza entrare nei particolari, ma credo che farsi il vaccino sia anche una scelta proprio di aiuto alla comunità in questa particolare situazione difficile. Anche perché le notizie continuano a non essere buone, quindi si fa quel che possiamo. Per quanto riguarda il resto, adesso prendo le bambine, pranzo, compiti, danza. Danza, danza, danza. Dance, dance, dance. Allora, stamattina faceva freddo, c'erano 10 gradi, infatti mi sono bardata, anche perché tendo sempre a coprirmi il collo, mentre, anche se adesso ce ne sono quasi 21, ok, ho dei capelli, mamma mia, manco maga mago. E adesso invece fa più caldo, non lo so. Io sono vestita a strati. E devo passare a prendere due o tre cose al supermercato, dopodiché mi rintano e oggi le porto io a danza e poi mio marito le va a riprendere, così non devo fare avanti e indietro, che manco per andare e tornare più il tempo. La pelle mia è disastrata, non riesco a capire perché, deduco che sia anche colpa della mascherina, perché per quanto riguarda l'alimentazione è molto neutra, non ci sono fritti, dolci, schifezzuole varie, quindi boh, non so. E anche il cambio di stagione voglio dire che incide. Sto temporeggiando per farmi la tinta. Ho comprato la tinta perché io non so, so che molti di voi non seguono anche come si dice, le live, perché magari sono troppo lunghe, non vi va. Però ho comprato la tinta perché io mi ostino a non andare né dal parrucchiere né dall'estetista, si vede. Non ce la faccio, non trovo il coraggio, anche con tutte le misure di sicurezza, non riesco. Quindi niente, opla, ecco, non vi ho fatto ancora cadere per oggi. Comunque, ragazzi, ho trovato un prodotto che mi piace da morire, non sponsorizzato ovviamente, è orrendo doverlo specificare ogni volta. L'ho preso in parafarmacia, in effetti costa un po', però lo tengo in macchina e ne ho preso un'altra confezione perché erano per le gemelle, però da portarsi a scuola, però non è molto pratico. Ho preso questo coso qui. È il classico disinfettante per le mani, attivo contro batteri e virus, ed è un presidio medico-chirurgico, ma ha un profumo buonissimo. Solo che essendo a spruzzo è un po' poco pratico, perché comunque devi posare il tappo, lo devi spruzzare, poi è molto liquido, non è in gel, quindi tende a
andare da tutte le parti. Vabbè, 5 minuti di niente. Io adesso vado e ci vediamo più tardi. Allora, vi è mancato stare nella dispensa? Anche se la dispensa non è più dispensa, perché? Aspettate. Ci sono tazze, 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 tazze e bicchieri di tutto. Vabbè. Sono le 14:07 e io ho rovesciato interamente tutti gli spaghetti che avevo preparato per le bambine, quindi li sto ricuocendo. E loro stanno morendo di fame, però per fortuna stanno giocando. Stanno giocando e quindi si sono distratte. Che volevo dire? Sì, ho stampato, ho dovuto riportare di qui la stampante che avevo tolto alla fine della DAD per stampare una cosa di Stella, un lavoro di italiano sul 1º maggio, sul che lavoro vorresti fare da grande, come ti vedi proiettata, cosa fai, racconta una giornata tipo, ne parli con i tuoi genitori. Il punto è che Stella è indecisa tra fare l'insegnante, cos'era che voleva fare? La ballerina e la youtuber. La youtuber lo mette per ultimo. Detto, ma chi lo sa, può essere bolle. Ho fatto una cosa che ha dell'oltraggioso, ho tagliato gli spaghetti, cioè li ho spezzati a metà, almeno 10 minuti. Ok, questi sono quelli della Voiello, sono eccezionali. E queste, e quindi io invece mi sono fatta dei pomodorini con 2 uova sode e 3 wasa. E ne ho assaggiati un po', già so piena. Perché non ho fatto colazione, ho preso soltanto un caffè lungo, un espresso e un decaffeinato durante la mattinata e quindi sono fortunata perché più non mangio, cioè meno mangio, non che non mangio perché figurate, sì, figurate. Meno mangio e lo stomaco più si stringe, quindi sento la sazietà. Questo è quanto, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Adesso abbiamo messo anche il tappeto nuovo, che dovete sapere, io vado a farmi il vaccino, mio marito mi regala il tappeto nuovo per la cucina. Che bei momenti. No, veramente, secondo me ha sbagliato perché se l'è fatto tagliare su misura, ve lo faccio vedere, vediamo se si vede. Ok, è lunghissimo, sono 4 metri perché mi prende dal lavello al forno. Eh sì, però la mia cucina è più lunga perché sarà un 6 metri. No, era un 6 metri una volta. Poi nei traslochi l'abbiamo dovuta tagliare, abbiamo tagliato il top, un casino, ma è più finito. Ragazze, che è sto? E quindi vabbè, è andata così. Adesso finisco di riprovare queste cose. Non mi ricordo già quante eravamo prima. Quando ho buttato la pasta, dovrebbe essere 8. Era 8, 14:08. Vabbè, speriamo di no. Tanto questa non diventa una colla. La pasta buona raramente scuoce, che diventa proprio ammappazzone. Comunque, ci sentiamo più tardi. Allora, pomeriggio inoltrato, dopo aver rifatto la pasta, cos'è questo? Vabbè, Maria Antonietta sembro. Dopo aver rifatto la pasta, le bambine l'ho mangiato, io ho mangiato, e mamma mia che occhiaie ragazzi, guardate qui. Oh. Eppure sto usando questo, non che io ci creda particolarmente, comprato 1 milione di anni fa, mai aperto. Non è male perché comunque il contorno è idratato, però. E poi sto usando, visto che ci stiamo perdendo in chiacchiere, questa, che è un'acqua idratante della Jouer. Mi piace tantissimo e la uso come tonico, mentre metto la crema, che è questa. Della Lierac,
che ho preso un po' di tempo fa, Rossi Logis, che è antirughe per le pelli che hanno la tendenza. Allora, sarebbe indicata per le pelli con. Aspettate, che mi sono tenuta anche la scatola. Antirossori, neutralizzante antirossori, con vasi sanguigni visibili. Io non li ho, però l'ho presa concordando con la dottoressa della parafarmacia. Per il fatto che avendo sempre la mascherina, questa zona della pelle è abbastanza sottoposta a stress, anche perché io non tolgo la mascherina mai. Cioè, io ormai sono talmente abituata che la tengo anche in macchina quando sto da sola o con le mie figlie. E è una cosa più mentale che altro, non mi piace toglierla, appoggiarla. Ecco, queste cose a me non piacciono. No, sto facendo un video. Che significa questo? Pratica sportiva? Attualmente in che modo? Perché questo ho scritto E tanto. di in questo momento che stai Attualmente in che facendo? modo ti prepari a questa professione? Stai parlando della maestra di danza? Sì. Studiando danza classica da quando avevi 5 anni. Quindi danza classica e E moderna. Facciamo moderna? anche Scusa? Ritmica no e pip pomp no. Il pip pomp, il pip pomp, anche rock, vabbè che vorrebbero fare flamenco, però ho detto di no, basta, basta e basta. No, stavo dicendo, ottima, ottima crema, non tolgo mai la mascherina, quindi dovrebbe aiutarmi, però sta venendo il caldo e questa non ha filtri solari, quindi devo optare per qualcosa di più efficace, visto che a me appena prendo il sole, cioè escono le macchie e non truccandomi si nota molto di più, anche perché guardate, io ce l'ho qui su il mio fondotinta della MAC aperto da un triliardo di anni fa. No, ancora si legge bene. Profuma di MAC, è proprio quel classico odore dei prodotti MAC. Mi sa che dovrei iniziare comunque. Per quanto riguarda la detersione, questo lo volevo dire, sto finendo questo. Io non ho particolari problemi, non si sporca molto la pelle, non vivo in una grande città, quindi non sto molto fuori casa, però insomma, uso quest'olio struccante che fa una leggerissima schiuma quando poi viene a contatto con l'acqua. Le cose ad olio, quello l'ho preso per disperazione durante proprio il lockdown, perché l'ho trovata al supermercato. Di solito io non compro cose della Nivea, non mi piace moltissimo come marca, però questo l'ho ritenuto un buon prodotto, mi sa che è in uno dei video dei preferiti. Soltanto che a me quella sensazione di olio che poi tu la sciacqui, sì, va via, però rimane un pochino così, non mi è piaciuta. Quindi oggi stavo passando dal negozio dei cinesi per altri motivi, hanno molto di cartoleria queste cose qui. Non mi ricordo che stavo cercando, e alla fine ho preso questo che è l'acqua micellare della Venus nel formato da 400 ml, l'ho pagato 3,50 euro. Io, lo sapete, uso l'acqua micellare sia la mattina che la sera per detergere senza struccare, perché non mi piace come struccante. Aspettate un attimo, non volevate cadere? E quindi questo è. Per quanto riguarda la tinta, la disfatta della settimana scorsa è stato questo. Allora, questo prodotto mai aperto del DM, della Balea, venduta dal DM, che è una marca del DM, me l'ha portato mia sorella, dico giugno 2019? Sì. O giugno o dicembre 2019, mai aperto. È un trattamento da risciacquare per un color conditioner. Tu lavi i capelli, li tamponi, metti questo è il color Ruby Red. Metti questo, lo fai stare dai 5-15 minuti a seconda dell'intensità che vuoi dare. Dopodiché sciacqui e dovresti avere questi riflessi che, insomma, come la signorina è tutta contenta sulla copertina, sulla scatola, no, lo butto per due motivi. Prima di tutto l'ho tenuto in testa una via di mezzo, 8 minuti.
non mi ero resa conto che è a tutti gli effetti colorato, quindi l'ho messo a mani nude. Le mie mani sono diventate arancioni, quindi ho dovuto fare uno scrub alle mani. Si è sporcata l'asciugamano, si è sporcata anche dopo averlo risciacquato tantissimo e mi ha fatto delle chiazze rosse in testa che adesso non si vedono perché va via in 5 lavaggi. Li avrò già lavati 2 volte. Ho detto no, non fa per me, anche perché non copre assolutamente niente, non riflessa assolutamente niente. Quindi ho detto vabbè, a bientôt, no, ma neanche a bientôt, au revoir. E sono andata a comprarmi questo, che è questa tintura che è senza ammoniaca della Garnier, io credo de Movida, proprio in auge. Crema colorante tono su tono senza ammoniaca per una fragranza delicata. Trattamento con albicocca. Io ho preso un castano chiaro, che sarebbe così. Io queste leggende non riesco mai a leggerle, quindi non lo so che cosa vedrà. Come potete immaginare, l'ho comprato la settimana scorsa, non ho ancora il coraggio di provarlo. C'erano talmente tante marche, volevo prenderne una di testa nera, ma non era specificata da nessuna parte che fosse senza ammoniaca. Io la voglio senza ammoniaca. E applicazione facile e veloce, e dura da 6 a 8 settimane, agisce in 15 minuti. Quindi proviamo questo, perché volevo anche un castano cioccolato, ma non lo so. E che questi 3 colori, a parte il primo, questo, gli altri due si somigliano tantissimo. Perché dicono è sconsigliato per questo quando è uguale, identico a quest'altro? O sono io che ho le traveggole? Non lo so. Comunque sarà un divertimento assoluto non vedere che cosa ne esce. Tanto non posso fare altrimenti. O bere o affogare. Detto questo, io vado. Ho tantissimi prodotti finiti di cui parlare, ma vedremo adesso. Sì, vedremo adesso. Non ho preso nient'altro tranne, scusate perché non sto comprando niente di beauty che devo comprare. Queste che credo siano nuove perché non le ho mai viste, della Glendy, le salviette struccanti 15 che costano del tipo 89 centesimi. Cioè, se queste struccano un minimo, cioè tolgono il grosso, mi dovrei truccare perché ogni tanto mi viene voglia almeno gli occhi o anche un po' di fondotinta con un po' di protezione solare, tipo quello della MAC SPF 15. Proprio per, insomma, darmi una parvenza un pochettino più di... La lente deve essere tutta... Vedo tutto sfocato. Vabbè, mi sa che chiuderò questo video prima, perché poi dopo ci sarà danza, la cena, le docce e, insomma, so che non sarò presente, quindi mi dilungo a parlare un attimo ancora. Mi è tornata la voglia di fare vlog. E quindi, insomma, se tolgono il trucco e mi do una pulita, mi sa che inizierò ad usarle, vediamo come va. Perché se costano 89 centesimi, tutto di guadagnato. Quindi questo è quanto, non ho niente di cui parlarvi tranne che ho ancora questo da usare che è nuovo, che è della Revolution. Mia sorella ne aveva presi due. Che è con la caffeina, il 5% di caffeina e acido ialuronico che dovrebbe ridurre le occhiaie anche. Sì, è un siero per il contorno occhi. Però questo glielo devo chiedere perché se vuole che lo uso. E poi mi sa che devo buttare tutta la linea che aveva comprato del DM della questa. Perché sta qui da veramente tanto tanto tempo. E scadeva a marzo, anche perché oltre al tonico, questo l'olio di pulizia o altre cose, altre creme, ma sono sue, infatti sono in alto. Vediamo cosa mi dice. E queste poi ho tantissime cose che non ho utilizzato, non so quante maschere. Questa ce l'ho da tempo, ma sono tutte sigillate al buio, eh. Questa qui della Joaé rimpolpante, queste le devo usare, queste cose. Questa è proprio sigillata con una G sola, vale 10 minuti.
Ma ne ho altre, ne ho tantissime, ho anche questa. Aspettate, giusto per perdere tempo, perché sennò mi devo sorbire i compiti, ma come vedete mi vengono a cercare. Anche questa me l'aveva portata mia sorella, della Revolution. Ma il siero lo sto usando, mi sa. Sì, il siero l'ho usato. Adesso ho questo qui. Aspettate, ecco. E falla una ripresa come si deve. Questo l'ho usato, non è male, non l'ho finito, però ce l'ho ancora. È vegan, è cruelty free. E l'altro è, cos'è, il primer? Non mi ricordo. Santa pace. Allora, uno è l'estratto antiossidante, il siero antiossidante, che è questo. Io. Siero e primer. E l'altro, che è quello che non ho ancora usato, è questo. Le confezioni sono di forma sensazionale. Sì, è uno spray rigenerante ai frutti. Proveremo, proveremo, vi dirò. Anzi, tolgo dalla scatola, così recupero una marea di spazio. Quindi, questo è quanto. Ho anche una maschera al miele, una maschera... Tutte nuove, queste sono tutte nuove, non le ho ancora provate. Sì, questa, questa, devo iniziare a provarle, ne ho anche un'altra. Mia sorella poi quando mi compra queste cose me le compra in formato proprio, tieni, ecco un vagone di maschere, questa, all'aloe, questa secondo me per l'estate deve essere ottima. Vedremo, 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 le devo iniziare ad usare comunque. E questo è quanto, vi ho intrattenuto fin troppo, ci vediamo al prossimo video se riesco, ne giro un altro, e buona giornata, e dai che ci risiamo, da quando ho visto Boris, faccio dai, 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 vabbè, abbiate pazienza, ciao, ci vediamo al prossimo video, grazie per la compagnia, aspettate, torniamo indietro. Come dicono le mie figlie, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e se vi piace il video mettete mi piace. Dicono anche perché non sei ancora arrivato a 100.000 iscritti, ma questo è un altro discorso. Non ci tengo particolarmente. Ciao!